Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi stiamo celebrando una messa, una bellissima messa in onore della Madonna, intitolata Maria Vergine, Madre del Buon Consiglio. Ieri ricorreva la memoria, è il 26 aprile, il giorno in cui devozionalmente si ricorda la Madonna sotto questo titolo, che per volontà di Papa Leone XIII è entrato nella Litania Lauretana, no? Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, l'abbiamo appena recitata prima della Santa Messa, e è un titolo particolarmente popolare, ecco, non molto lontano dalle mie parti, nel paese di Genazziano, dove c'è un celebre santuario a lei dedicato e un'icona anche a lei dedicata. È una messa stupenda, perché ci mostra quanto la Madonna sia colei che nella sua vita ha saputo sempre fare la cosa giusta. Noi la invochiamo come Vergine Prudentissima, oltre che Madre del Buon Consiglio. La prudenza, dice San Tommaso, è la retta ragione delle cose da farsi. Una persona che è prudentissima vuol dire che sa sempre cosa si deve fare, e lei tra l'altro lo ha sempre fatto. E quindi questa messa esalta il discernimento straordinario che la Madonna aveva, perché sua volontà era sempre solo puntare dritta alla volontà di Dio, conoscerla e farla. E l'ausilio che lei svolge nei nostri confronti. Ora, io vorrei brevemente, ecco, ripercorrere il Salmo responsoriale, la prima parte che è veramente spettacolare, e poi leggere prima alcuni passaggi di questa messa dei testi eucologici, cioè delle preghiere, l'antifona d'ingresso, la colletta che ho pregato, il prefazio, l'orazione dopo la comunione, passaggi molto significativi, dopo aver ripercorso un pochino il Salmo responsoriale, che applicando alla Madonna e anche a noi viene detto: beato chi medita giorno e notte sulla sapienza. Iniziando così col testo, no? Beato l'uomo che si applica alla sapienza, medita sulla sua giustizia e con l'intelletto scruta i segreti divini. Ecco quello che faceva ininterrottamente questa bellissima e divina creatura, Maria. Applicarsi alla sapienza è anche la sede della sapienza, meditare sulla giustizia. La giustizia nella Bibbia è ciò che Dio vuole e che io devo fare, scrutare con l'intelletto i segreti divini. La Madonna i segreti divini li conosce molto bene, anzi Dio per lei non ha segreti, è l'amica dell'Altissimo, no? Egli considera nel cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti, ancora, no? Le vie della sapienza, i segreti della sapienza. La insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri. Bellissime queste immagini, no? Appostarsi sui sentieri, quindi la voglio proprio. Ecco, questa era la vita della Madonna e dovrebbe essere la vita dei suoi devoti. Passiamo adesso ai testi ecologici. Io all'inizio, con l'antifona d'ingresso, ho citato una parte bellissima, una preghiera tratta dal Libro della Sapienza, quindi una invocazione tolta dal capitolo settimo. Ho detto così a nome di tutti: implorai e venne in me lo spirito della sapienza, con cuore puro io lo accolsi, senza invidia lo dono, non tengo nascoste le sue ricchezze. Queste parole la Chiesa, la liturgia, le applica alla Madonna. Lei la sapienza l'ha avuto, lei era capace di discernere bene cosa c'era da fare e la dona a chi la desidera, a chi chiede il suo aiuto. Nella colletta, ecco il segreto, io ho pregato con queste parole: Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali. Chi di noi è in grado di fare un perfetto discernimento e di sapere sempre in ogni istante quale sia la cosa giusta da fare, ancora di più qual è la volontà di Dio? Allora, per intercessione di Maria, proseguo la preghiera, Madre del Buon Consiglio, cioè quella che dà i buoni consigli. Noi siamo sempre in cerca di buoni consigli, ma i buoni consigli dobbiamo imparare ad ascoltarli nel nostro cuore, quelli che ci dà lo Spirito Santo per intercessione di Maria Santissima, dopo averle chiesto aiuto, dopo averle invocata. Quindi, per intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, nel cui grembo virginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito, qual è il discernimento? Perché ci faccia conoscere ciò che piace a te, e ci guidi nei travagli della vita.
Un perfetto discernimento possiamo farlo all'unica condizione che quello che cerca sinceramente il nostro cuore è ciò che piace a Dio. Perché ciò che piace a Dio è gioia e vita per noi. Nel bellissimo prefazio che sentiremo tra poco, io dirò queste splendide parole, no? Tu hai colmato dei tuoi doni, Maria di Nazareth, perché divenissi degna madre del Redentore. Guidato dallo Spirito Santo, attenzione, ricercò in tutto e sempre il tuo volere. Ecco l'identikit di Maria Santissima. Ricercò in tutto e sempre il tuo volere e magnificando la tua misericordia, citazione del Magnificat, aderì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Vergine Madre, figlia del tuo figlio, la chiama San Bernardo, termine fisso di eterno consiglio. Citate queste parole nel prefazio, no? Qual è l'eterno consiglio? Cristo, l'eterno consiglio. Guardare Lui, imitare Lui, aver capito tutto. La Madonna è stata la prima a farlo. Dopo la comunione concluderò dicendo queste parole, no? Dico, Signore, la partecipazione a questi misteri ci rinnovi nel tuo spirito. Perché alla scuola del tuo figlio che per mezzo di Maria ci hai donato come consigliere ammirabile, la splendida prima lettura che abbiamo letto, che presenta Gesù come consigliere ammirabile, re potente, padre per sempre, ecco qui come ci congederemo. Impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà. Siamo salvi nel tuo nome. Discernere ciò che è conforme alla tua volontà. Qui c'è tutto. Se volessimo proprio riassumere uno slogan della vita cristiana e della vita felice, qual è? Discernere quello che Dio vuole, quindi conoscerlo con certezza, e farlo. Fine delle occupazioni e di eventuali preoccupazioni. In questo Maria è insuperabile, lo è stata e sempre lo resterà, ed è un baluardo invincibile per coloro che a lei ricorrono chiedendo aiuto. È la Vergine potentissima, è la madre del buon consiglio ed è felicissima di dare buoni consigli a coloro che glieli chiedono, a coloro che hanno il cuore aperto ad ascoltarli e una volontà ferma e risoluta di metterli in pratica. Siamo lodati Gesù e Maria.